E salve ragazzi, siamo tornati qua col secondo episodio di Fallout 4. Siamo esattamente con la schermata di quando ci siamo lasciati l'ultima volta, dove abbiamo preso il cannone Esila, la mitragliatrice a canne Te lo rotanti, concedo. su questo Ti tetto sto per uccidere i aspettando, predoni Cristiano. che si trovano di sotto. Infatti adesso andiamo giù e li ammazziamo tutti. Entriamo qui, non è proprio il massimo per, come comodità, sta armatura atomica per muoversi perché occupa un bel po' di spazio e dà fastidio nel muoversi, ma non ci interessa. Quindi scendiamo direttamente da qua, che tanto possiamo, e usciamo fuori. Ah, vediamo un po' se fuori ci sono altri predoni appena usciamo. Immagino di sì. Vediamo un po'. Hai visto? Ciao. Allora, ce n'è uno qua. Abbiamo finito? Vabbè, usiamo anche la pistola normale, cioè. Voilà. Aspetta. Mi sta tornando in mente adesso una cosa. Adesso, qua, arriva un Deathclaw, che sarebbe il mostro più forte del gioco. Uno dei mostri più forti del gioco, non proprio il più forte. Comunque è uno veramente fortissimo. Oh vabbè, prendiamo questa. Ah, gli ha fatto male, eh? Ecco. No, ce n'è ancora. Oh, e quanti ce n'è? Non ci vedo. Armatura atomica. Oh, eccolo. Corri, 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 corri. È forte. È molto forte. Non possiamo. Ah sì, ci siamo fatti lo steampunk, ok. Oh, ma dove va? Ma scappa? Ehi! Pensavo fosse più coraggioso. Eccolo. Non vorrei sprecare colpi. Ok, aspetta. Pigliamo. Ah, non gli faccio praticamente nulla con questo. Ah, scherzavo, l'ho ucciso. Steampack, ovviamente. Oddio, ma che ha il Parkinson? Ehi! Pigliamo anche la mano di Deathclaw. Comunque, adesso possiamo raccogliere tutte le cose dai vari predoni. Questi li ho già presi.
Voilà, raccogliamo subito tutte le cose dei vari predoni che abbiamo ucciso. Questo non ha nulla, questo ha delle munizioni 38, Stimpak, colpi per il fucile a doppia canna. I colpi vanno trattati veramente, veramente in modo parsimonioso perché non ce ne saranno mai tantissimi. Perciò i colpi, le bombe. Che cos'è? Ah no, che spavento. Sono i sacchi. Sono preso un colpo. Mettiamoci questo, va. Anzi, so che c'è, mi metto la pistola normale. Cosa c'è qua sotto? Da dove arriva il Deathclaw? Era qua. Era nascosto qui. Cos'è questo? Accesso civico di Concord. Vediamo un pochino cos'è questo. Esploriamo, perché noi dobbiamo esplorare tutto il mondo. Quindi è il minimo andare a vedere che cos'è sto posto. Solo un secondo che devo mettere sotto carica il joystick, se no si spegne. Secondino, ok, fatto. Perfetto. Perfettissimo, direi. Ok, lì c'è la porta. Perché me la segna in rosso? Non lo so. Siamo entrati qua dentro e ci saranno delle munizioni, qualcosa di utile, no? Cos'è? Ossa di... Ossa no, mi servono le ossa, grazie. Pensavo fosse... È morto? Ah, è un Maerlurk questo. È un bramino. Che ci fanno questi qua morti? Aspetta, io non ho... Com'era? Con... No, con... Ho premuto per la torcia. No. Com'era la torcia? Vabbè. Comunque, cos'è? Non c'è nulla di interessante qua, cos'è? Porta. E porta su la porta. Qua niente di interessante. Oh, ma che sto posto? Vabbè, tutto sto giro per un radaway e un cos'era? Cestino per pranzo Voltec, questo qui è rarissimo. È un altro oggetto leggendario del gioco che tipo ce n'è pochissimi in giro. Porta. Sbarrata dall'altro lato. Ok, beh, abbiamo visitato, diciamo, sto posto qui, non ho ben capito a che cosa servisse. Qua cosa c'è? C'è qualcosa qui. Prosegue sto posto, cioè sono le fogne queste. Sono le fogne di Concord. C'è qualcosa in ste fogne o no? Perché voi qui mi ci avete fatto andare, però... Io... A parte i ratti talpa, grazie. Gradirei qualcos'altro. A parte sti schifosi lati. Quello è Marlurk. Devo usare questa. Perché il Marlurk è forte, mi faceva la bua, se no, quindi. Sento sparare. Vabbè, prendiamoci di nuovo la questa. Proseguiamo, vediamo un pochetto se qua sopra c'è qualcosa. Qui c'è una... Ah, ecco la stanza chiusa. Come ci si arriva qua in questa stanza chiusa? Muori. Cos'è? Muori, muori. Ah no, pensavo si rompessero.
Lei c'è la porta per uscire qua. Niente, gira vuoto. Da qui si esce dove siamo entrati, che non serviva a nulla sta tutta sta roba. Mi state prendendo in giro? Mi state facendo perdere un sacco di tempo per niente? Qui ci sono posti, però non capisco se sono utili o no. Ci sono un sacco di uscite qua. C'è una exit qui anche. Capirò chissà dove mi lasci, dove mi porta. Non voglio uscire da qua. Voglio vedere se dall'altra parte c'era qualcosa di interessante. Perché lì c'è sta stanza chiusa, però vabbè. Vabbè, fa niente. Fa niente, usciamo. Aspetta qua. Niente. Proviamo ad uscire da qua, vediamo dove ci porta, eh. Spero in un posto buono, perché io già tipo sto perdendo 10 minuti qua sotto. Dove mi farà uscire? Dove siamo? Dov'è? Che posto è di Concord questo, scusami. Ah, ok, devo andare di qua per tornare da dove do, scusate. Dove devo andare? Di qua. Ok. Fai rapporto a Preston, quindi dobbiamo tornare dentro e fare rapporto a Preston e il nucleo di fusione si sta per scaricare dell'armatura. Quindi stiamo per dover lasciare l'armatura? Non credo, spero di no soprattutto. Non sforzarti, mamma. Stai bene. Va bene, Preston. Voilà, Come ti usciamo. Alziamo preoccupare? bene il volume per poter È sentire quello che stato ha da uno dirci. spettacolo incredibile. Sono lieto che tu sia dalla nostra parte. Lo stesso vale per me, Preston. Non si possono mai avere abbastanza amici. Non nel com. Ascolta, quando ci siamo conosciuti, hai detto che eri felice di aiutarci. Beh, l'hai fatto. E ora ti dobbiamo la vita. Quindi ecco, non è molto, ma è il modo migliore per ringraziarti. E beh, va bene, grazie. Prego, quando vuoi. Beh, se la metti così, forse potresti venire a Sanctuary con noi. Ci farebbe comodo il tuo aiuto per stabilirci lì. Certo, D'accordo, volentieri. Gandhi, ci sto. Oh, magnifico! Ma c'è dell'altro nel tuo destino, no? Io l'ho visto. Il vuoto nel tuo cuore. Vabbè, la parte di Mamma Murphy Lo facciamola sapevo. veloce Ti perché prego, dimmi ci dove dice sei. Io ho soltanto che il capito. nostro figlio è Parla. stato Ti rapito a prego, 10 Mamma anni, Murphy. Sto cavolate. procedendo a tentoni. No. Signore. Mamma Murphy, ne abbiamo L'aiuto già che discusso. Ci dà Sì, soltanto la missione di l'ambasciata ti uccide. andare a Diamond Voglio City, ma ci rivederti. andremo molto Tornata più da in là. Abbiamo da Meaning. fare altre Dovrei cose. Intanto inseguire volevo andare qui Fosse. a vedere se riuscivo a prendere Preston. l'altro nucleo di fusione, perché se finisce questo Ora qui noi va. rimaniamo a Sanctuary ti piedi. attende. D'accordo, Jane. Perciò vediamo un Grazie a pochino di questo sbloccare provvidenziale questa aiuto. porta. Trials, allora. No, potrebbe essere Waves, no. E allora potrebbe essere Reed. La strada è sicura. Ci recheremo al luogo che Dobbiamo Mama Murphy aspettare un conosce. attimino. Sanctuary. Non è lontano. Che conosce? Che ha visto casomai in una delle sue visioni mentre era in preda alle droghe? Vediamo un po' di riprovarci allora. Both wrong. No. Ok, allora la S c'è in tutte e due, quindi potrebbe essere Dasis? E No. Oh, ora vabbè. vorresti che partissimo per un'altra ricerca Chi se ne inutile frega? basata su Mamma Marti l'ha visto? Beh,
aspettate, aspettate. Calmatevi tutti. Siamo tutti sulla stessa barca, giusto? Quindi, dobbiamo muoverci. Hai un'idea migliore su cosa dovremmo fare? Ok, allora andiamo. Qualcuno? Se dobbiamo muoverci, andiamo. Bene, dunque. Questa è in corisia. Speriamo solo che risponda alle aspettative. Entriamo nell'armatura atomica, anche se è praticamente rotta. Ok. E andiamo. Li portiamo a Sanctuary Hills. Già. Ok. Ci siete? Ok. Stanno uscendo anche loro. Intanto cosa ho? Un nuovo livello nel PvP? Vediamo un po'. Ah, abbiamo due nuovi livelli, anzi. Allora, io mi sono dato forza 5, percezione 3, costituzione 5, carisma 5, intelligenza 5, agilità 4 e fortuna 2. Potremmo già iniziare a fare quello delle scassinamenti, eh? Aspetta, questo cos'è? Le tue agilità... no. A me piacciono quelle degli hacker, sicuramente dobbiamo fare, e quello per scassinare. Scassinatore, vai. Cos'è? Cosa mi chiede? Ah, mi chiede un percezione 4, e allora potenziamo percezione, così poi potremo la prossimo livello. Venite, andiamo. Sì, siete un po' lenti. Non ne avevo mai visto uno da vicino. Sono felice che sia morto. Eh beh, guarda che brutto coso che è il Deathclaw. Dogmeat. Dai, muovetevi, che siete lentissimi, non ho tempo da perdere io, eh. Ehi. Oh, vabbè. Dato che io in realtà so già cosa dobbiamo fare. Cos'è qui? Incontra per Stoneguard e a Sanctuary, perfetto. Andiamo direttamente a Sanctuary. Con il trasporto rapido. Perché non ho voglia, che sennò sti qui vanno lentissimi, è impossibile, perciò andiamo col teletrasporto. E speriamo di riuscirci a fare tutto. Eccoci qua, io sono arrivato. Lascio assolutamente l'armatura qua. Aspetta, devo uscirci qui. E poi fare crea, giusto? Ok, così me la posiziona qua. Voilà. Poi esco. E Preston è rimasto qua, vero? E vabbè, che si muova, scusi, eh. Io non ho tempo da perdere, dato che so già dove devo andare, ci andiamo subito. Praticamente devo andare... Dov'è la mappa? Ok. Tipo qua, da queste parti qui dove ho la freccetta. Che c'è una fattoria dove vivono due, credo, fratello e sorella, se non sbaglio. E hanno bisogno di una mano, perché hanno dei predoni che gli hanno dato fastidio, e dobbiamo andare poi a uccidere sti predoni. E poi loro diventeranno nostri alleati, perciò direi di andare a farlo. Attraversiamo il lago così, velocemente. Molto velocemente, perché le radiazioni si fanno sentire. Aia. Ok.
Perfetto. E andiamo dritti, dritto per dritto. Oh, si comincia! Cos'è? Oddio, ci sono dei predoni qua. Vabbè. Cagnolino, mi spiace doverlo fare, eh. Ecco, è dovuto farlo, mi spiace. Cagnolino, mi stavi anche simpatico. Ok, questo predone lo facciamo così e vai, intanto fai questo. Che mira che ho. Il braccio. Ok, l'abbiamo picchiato a mano. Alzati un po'. Qui loro hanno il fuoco, qui raccogliamo i loro pochi miseri averi. Vediamo un po' questo. Avevano ucciso un bramino. E grazie, e qua dentro magari un jet. Va bene, utile per magari fare commerciale. Qua noi possiamo cucinare? No, peccato, pensavo fosse uno di quei pochetti dove potevi cucinare. Vabbè. Fa niente. Carichiamo la pistola. E prendiamo questa perché non abbiamo più colpi dell'altra tra un po'. Questo? No, è morto! Qui raccogliamo sta roba. Ah! Mi si è bloccato il cuore, non me lo aspettavo, mi sono spaventato. Un altro ancora. Ma non rompere, dai, levati. Grazie. Questo? Sono altri funghi brutti. Vabbè, comunque, procediamo. Che non abbiamo tempo da perdere. Qua cosa c'è? C'è qualcosa nella mappa, cos'è? La thicket è qualcosa. Ah, è una cava. Ah, sì, me la ricordo questa, eh. Qua ci dovrebbe essere un tizio che ci chiede un aiuto per la cava, per attivare le cose che fanno sgorgare l'acqua. E noi volentieri lo aiutiamo perché lui ci paga. Perciò lo aiutiamo volentieri. A me piace aiutare anche se non mi pagano. Ok, così si attiva la luce. Munizioni 46, se non sbaglio. Cos'è questo? Ci siamo. Bello, questi qui sono tanti, ce n'è tantissimi nel gioco. E valgono, perché valgono 100 tappi l'uno, quindi sono buoni se ne hai tanti. Allora, entriamo qui a vedere se c'è qualcosa veloce. Questo è proprio vuoto. Sì. E il signore dovrebbe essere qua, giusto? Sì, ecco, vedi. Salve. Oh. Hey. Vuoi guadagnare qualche tappo? Mi farebbe comodo una mano, se hai finito di fissarmi con quella faccia. Una mano per cosa esattamente? Sto cercando di riparare questa vecchia pompa per l'acqua. Dovrebbero esserci parecchi rottami là dentro, se riesco a tirare via l'acqua. Proviamo a chiedergli cosa vuole fare, davvero. No, che cosa vuoi fare davvero? Forse ho degli amici a cui piace la speleologia. Forse mi serve un nuovo buco per buttarci dentro i furbacchioni come te. Vuoi aiutarmi o no? Certo. Che cosa ti serve aiuto? La pompa non è perfetta, ma dovrebbe almeno partire. Deve esserci qualche collegamento che perde. Credi di poter sistemare le cose? Le perdite saranno sott'acqua. Cerca le bolle e dovresti trovarle. Ok. Lo farò sicuramente non adesso. Adesso cuciniamo. Cibo cotto. Possiamo fare la carne di Dead. La carne di Dead Claw costa. Quindi non lo facciamo. Quanto costa? 130 se la cuociamo. Cavolo. Ci dà tantissimo cibo. Abbiamo la carne di Ratto Talpa. Ne facciamo tantissima.
Ecco fatto. Anche un arrosto di cane. Poi cos'è questo? Una costata, facciamo tutto il cibo che si può fare. Costine anche. Ok. Questo cos'è? Ah sì, quello di scarafaggio radioattivo. Ok, ok. Adesso abbiamo tanto cibo. Perfetto, direi. E direi soprattutto che si può continuare e procedere verso la fattoria. Di quelli là. Qua si può prendere sta roba? Non ho una forcina. È vero, io non ho ste forcine. Dove cavolo me lo piglio? Ho finito le forcine. Dove me le piglio, è vero, io le forcine? Che io mi ricordo che c'era una roba che ti dava ste forcine. Levati, cane! Oh! La fattoria... No, lì sopra c'è l'antenna. La fattoria dove cavolo è? È di qua la fattoria. Se non sbaglio... Ehi, salta un po'. Sì, mi sembra di vedere sotto nella... Nella cosa delle coordinate dove ti dice nord, sud, est, ovest, che ci sia l'immagine lì vicino. Quindi... Sì. Qua? Ah... Oh. Mi spiace, fa 52 tappi però, quindi comodi. Mi fanno sicuramente comodo tutti questi tappi. Perché ci sono alcune armi nel gioco che costano migliaia, alcuni anche decine di migliaia di tappi. Ragazzi, sono veramente tanti. Siamo vicinissimi a sta fattoria. Dov'è, dov'è? C'era dietro sta collina, vero? Eccola qui, infatti, me la ricordavo. La Tempins Bluff. Parliamo un po'. Rimani sulla strada se vuoi avere maggiori probabilità di sopravvivere. Ah, no. La guardo dalla carovana. Troppe miglia sulla strada. Ah, una carovana, passa, quindi possiamo. Guadagnano tanti tappi proteggendo la gente. Salve. Il miglior modo per spendere i tuoi tappi è proteggerti con le mie armature. Consiglio è gratis. Vediamo. Certo, diamo un'occhiata. Ho un sacco di articoli in vendita. Scegli quello che più ti piace. Allora, di vestiario ha molta roba. Mi piacerebbe vedere se avesse una bella armatura, magari. Questo cos'è? Gamba? No, qualcosa di intero non hai? È tutto sempre. Oh, sti occhiali mi piacciono, gli occhiali da sole. Però valgono 22, io ho 280 tappi, non 29 milioni. Non ha armi, però ha munizioni per la 38. Io gliele compro tutte le munizioni. Perché comunque delle munizioni non fanno mai male. E gli vendo qualcosa per riguadagnarci. Magari la spranga di me, no, ma non si può utilizzare. Perché fa 18 di danno comunque, quindi... Questa fa 19 però. Però velocità bassa, velocità media. Ti do questa, così cerco di guadagnarci un po' di soldi. L'anello no, perché vale troppo. E poi un ricordo. E non ho voglia di dartelo. Cosa potremmo... Cosa abbiamo? Un buffout... Aspetta, forse abbiamo sigarette. Le sigarette dovresti volerle, no? Pacchetto di sigarette, 4 l'uno, to. Pacchetto di sigarette integro. Oh, l'orologio d'oro vale, ti piace l'orologio d'oro, vero? E scatola di sigari, to. Così guadagno io. E accettiamo. Ok, perfetto. Non guardare i bramini. Ora, andiamo subito a parlare con questi signori e... Scusa. Magari per questo video concludiamo. Non abbiamo fatto molto, però è già fattibile, dai, già va bene quello che abbiamo fatto. È sempre un piacere vederti. Ci serve una mano. Problemi? C'è qualche problema? Un gruppo di gulferali si è stabilito nelle vicinanze. E ultimamente alcuni di loro hanno cominciato ad andarsene in giro.
Se altri dovessero venire da queste parti, rischiamo di essere sopraffatti. Ci serve qualcuno che li tolga di mezzo. Va bene. Dove? Dove si sono nascosti? Ecco qua. Ti segno la posizione. Grazie. Grazie per l'aiuto. Significa molto per noi. Ma non è la missione che mi dovevano dare in realtà. Perché la missione che mi dovevano dare era un'altra. Però vabbè. Comunque noi facciamo anche questo. Dov'è? Sono qua. No, alla stazione. Oddio, mi ricordo che qui ce n'era un sacco. Ah, intanto attiviamo tutte le cose, tutte le missioni, così possiamo sapere dove dobbiamo andare. Per farle soprattutto. Andiamo un po'. Quindi è qua. Va bene, ci si può teletrasportare direttamente? No, perché non è ancora visitato, vero? Infatti. Va bene, ci andiamo subito. Da questa parte, giusto? Sì, di qua. Ci andiamo subito e lo facciamo in questo video, dai. Tanto non c'è alcun problema, non ci interessa il tempo che ci mettiamo per fare un video. Chi se ne, anche se dura una quarantina di minuti, va bene. Però piano, perché i ghoul sono sempre pericolosi. Poi non li abbiamo ancora visti i ghoul. Quindi occhio, perché non sono il massimo da vedere, eh? Sono un po' dei brutti zombie, gente infetta, sarebbero dalle radiazioni. Sì, è proprio queste lì. Mi nascondo perché qua ci sono i ghoul. E sono tanti. Qualcosa mi fa pensare che mi abbiano visto. Vai, boom, boom. Oh, lo becchi una volta? No, quello luminescente. No, cos'era? Per un attimo mi è sembrato quello luminescente. Lasciate stare il mio cane. Oh, e muori? Oh, abbiamo già fatto. È stato veloce. Cos'è? Rocchetta, no grazie. Cagnolone. Abbiamo fatto tutto, perfetto. Ma ce n'è ancora? Ah. Senza farla apposta ho ammazzato tutti. Oh, ma ne arrivano pure da dietro, eh. Quanti cavolo ce ne avete messi qua? Prendiamo tutta sta roba utile. Qua c'è qualcosa, cos'è? Terminale. Zona di carico. Vediamo velocemente cos'è questo. Registro relativo al carico. Visualizza documenti del carico. Vediamo un po', vabbè. Non è che ci interessa, pensavo ci fosse qualcosa magari qua di interessante, qualche scorta di qualche tipo. Il nastro lo prendiamo perché può essere utile. Levati, levati, levati! Ce n'è ancora, vero? Sì, lo sarà davanti, ce n'è ancora. Quindi aveva un carico particolare questo treno. Che è deragliato. Che spavento, non l'avevo visto proprio.
Oh, carica, 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 carica. Ok. Basta sparargli bene alle gambe. E vedi che non ti danno più fastidio. Ok. Bravo cane. Perfetto. Qui? Cosa c'è? Cos'è? Boh, qui mi sta segnando che c'è quello, ma va bene. Perfetto. Abbiamo fatto, no? Ops, ho sbagliato. Adesso quindi la nostra missione. Dati, a vedere. La chiamata della libertà non è questa. No, problemi, ecco, con gol. Informa del tuo successo, ok, allora. Andiamo per questo episodio, giusto, giusto, alla fattoria. Molto velocemente. E ci salutiamo perché questo video è durato già 40 minuti. Perciò molto, molto troppo. O 30 minuti, non lo so perché non ho tenuto il conto. Cavolo, ho fatto un errore a non tenere il conto, ma fa niente. A me, perciò facciamo che per questo video direi che non mi resta che dirvi, appena ci siamo parati velocemente con tizi. Ho tolto di mezzo i ghoul che vi davano problemi. Eh? Capito? Ehi. Dici sul serio? È certo. Magnifico. Puoi usare la nostra officina quando vuoi. Ora sei dei nostri. Ok. Voglio solo scambiare alcune cose. No, non volevo scambiare, volevo delle missioni. Vabbè. Vabbè. Abbiamo fatto il problema coi gol. A me adesso perciò davvero non resta che dirvi ciao ragazzi!